Ciao a tutti, io e Piccettino, in questo 2017 che ci porta già un po' di stanchezza, come vedete dalle occhiaie, la stanchezza è dovuta più che altro al pargolo che sta andando fuori i denti, vi assicuro che non è una cosa leggera. Per chi ha già provato sa cosa intende, per chi non ha ancora provato, fidatevi, è una delle più grandi prove di resistenza nervi della vostra vita, ve lo garantisco. Però veniamo a noi. Oggi è recensione molto particolare, perché vi parlerò di un fumetto, ma non ho qui con me il fumetto. È rimasto a casa dei miei genitori. Il fumetto è Demon Hunter, serie a fumetti creata da Gene Udina nel 1993, pubblicata dalla Xenia Edizioni. La serie è nata grazie a Gene Udina e ad altri studenti della Scuola del Fumetto di Milano, tra cui Alfio Buscaglia, che è anche il creatore grafico, Simona Denna, Mauro Muroni, Giacomo Danubio, eccetera, eccetera. Tutte queste persone compongono lo staff creativo che ha creato Demon Hunter e hanno collaborato per la prima parte di vita del personaggio. Cosa posso dirvi? Allora, Demon Hunter è sicuramente un personaggio interessante perché si pone non come clone di un Bonelli de qualunque, non è il clone più o meno riuscito di un personaggio Bonelli, all'epoca andava Dylan Dog, è inutile girarci intorno, il 90% degli horror clonava Dylan Dog. Ebbene, Demon Hunter non clona Dylan Dog, Demon Hunter ha una sua personalità. Conosciamolo un po' meglio. Demon Hunter ci parla di Michael Sloan, che è un poliziotto, ispettore dell'ottavo distretto di Manhattan. Abile con le arti marziali, abbastanza figarolo anche. Questo look che è un incrocio tra Lorenzo Lamas di Renegade e Razor Ramon Scott Hall della WWE, oserei dire, se li mettete vicini si assomigliano. Ovviamente quelli dell'epoca, e non contento di dover affrontare solo i problemi da poliziotto in strada, durante una serata a casa della villa ereditata dai suoi genitori, una pietra nera misteriosa si fonde col suo palmo della mano sinistra e gli consente di trasformarsi in Demon Hunter. Demon Hunter è una specie di supereroe, lo possiamo anche chiamare così, mischiato un po' al manga, direi, guardando anche il character designer e tutto, ed è praticamente un cacciatore di demoni, cioè lui combatte contro queste presenze oscure e combatte in maniera sanguigna, cioè in maniera cattiva, cioè Demon Hunter non è l'angelo venuto giù dal cielo, Demon Hunter è un demone che però combatte altri demoni fondamentalmente. Ha vari poteri. Ha super forza, quello che volete, e Michael è costretto con un guanto praticamente a tenere nascosto quello che c'è sul palmo della sua mano. Cosa posso dirvi di più? Questo fondamentalmente è il personaggio di Demon Hunter. Affronterà orrori, errori, mostri, avrà dei personaggi ricorrenti, tra cui la Moretti, che è la sua compagna di pattuglia. Avrà Jessica Moretti, la sua compagna di pattuglia. Avremo la sorella di Michael, che è un avvocato cieco, cieco nel senso che non ci vede, un'avvocatessa cieca bionda molto carina. Avremo la giornalista che cerca di strappargli ogni 3x2 le informazioni. Avremo gli altri del distretto, tra cui uno in particolare che è un fascistone incredibile, e poi lo scopriamo a fine, come si chiama? In un albo della parte finale, avremo un'avventura incentrata su di lui e su questa cosa. Insomma, avremo un caravanserraglio di personaggi che ruotano. Avremo anche i demoni, ovviamente, tra cui spicca Crone. Crone è un demone maggiore, direi, che ha come missione sconfiggere il Demon Hunter. Un po' tutti i demoni vogliono uccidere il Demon Hunter, ma lui ci mette più impegno. E addirittura scopriremo che in un'occasione, anche se all'insaputa di Michael, lo aiuterà a evitare la trappola di un altro. E riscopriremo anche la sua storia in un albo chiamato Crone Story, molto interessante. Questo fondamentalmente è l'universo di Demon Hunter. Le trame viste oggi sono simpatiche, nulla di più. Alcune peccano di banalità, altre, diciamole, sono veramente poco ispirate, altre sono capolavori. Perché vi dico capolavoro?
perché De Monante, nell'arco dei suoi 37 volumi, scusate, ha tirato fuori un po' tutto quello che si poteva esprimere dal personaggio. Secondo me la parte migliore di De Monante era chiusa nei primi 15-16 numeri, ecco, diciamo in quella parte abbiamo il massimo del De Monante più bello da leggere. Vi consiglio in particolare, che secondo me è bellissima, il numero 6, il numero 7, che è una storia doppia che si chiama Giustizia privata e scelte, perché tratta di un argomento abbastanza pesante e abbastanza anche di attualità oggi, cioè la giustizia privata. Cittadini che si fanno giustizia, quello è molto interessante. Anche Cuore di Tenebra mi piacque molto e se devo essere sincero, mi piacque molto anche Debbie e Didì. Questi sono un po' i miei numeri principali. Che succede però a un certo punto? Leggendo il tamburino vediamo che cambia il team a partire dal 17esimo, 18esimo numero, cambia un po' il team creativo e cambia copertinista e quindi ci troviamo con un Demon Hunter lievemente diverso. Questo lievemente diverso secondo me in alcuni punti stona. Se nei primi numeri abbiamo un personaggio molto più cupo, molto più oscuro anche nelle storie, molto più cattivo anche sotto certi punti di vista, piano piano che andiamo avanti il personaggio viene un po' snaturato, il personaggio viene un pochino spostato quasi sul comedy per certi versi, c'è una storia che è di una tra... di un trash che la lascia veramente cadere le braccia in terra, tipo, che ne so, quella di Hitler, clonato, a cui i geni del ratto diventa Hitler Rat, veramente una boiata infame, e quella dello tipo vita da zombie, in cui c'è questo zombie che viene evocato per sbaglio, si ritrova a fare lo zombie dove non ci dovrebbe essere e praticamente De Morante gli dà la caccia. Poi finisce in un modo che vabbè, lasciamo perdere. Questo più o meno è il trash De Morante. Cosa posso dirvi di più? Che secondo me è una serie che comunque oggi messa e ripulita, magari portandola più sullo stile dei primi numeri che degli ultimi, può ancora dare il suo perché. Io la vedrei benissimo pubblicata nella edizione inchiostro, con la stessa che ha pubblicato Arthur Garden, Cannibal Family, La Iena, Paranoid Boys. Secondo me Demon Hunter, con un altro formato come il loro, con storie un po' più veloci e non allungate in 96 tavole, potrebbe tranquillamente presentarsi ancora in edicola, secondo me avere il suo piccolo seguito. Questo più o meno è Demon Hunter. Perché ci sono affezionato? Beh, ci sono affezionato perché è un personaggio che mi ha colpito, è un personaggio che conobbi per televisione. Ebbene sì, quando ero ragazzo io c'era questo programma su Italia 7 Gol che si chiamava USA Today. Scusate, ma poi stanchezza, comincio a sentirlo anch'io. Non so se notate queste belle righe. USA Today, dicevo. USA Today è un... Era un programma contenitore di vari cartoni animati e telefilm, più o meno trash anche quelli. Però in mezzo intervallavano con pubblicità di pubblicazioni della Xenia Editore, perché probabilmente erano affiliati, non lo so, non mi sono mai informato. Una era Game Machine, l'altra un bel giorno fu questo Demon Hunter. C'era questa copertina di Genesi Nera che mi piacque. Mi piacque e decisi di provare a comprarlo. Sfogliandolo il mio edicolante vide alcune scene, già nel primo numero c'è qualche scena di nudo, non dico spinta, però insomma poi lo stile molto gommoso ricordava un po' i porno, devo essere sincero, e quindi fa, sei sicuro che non è un porno? Sì, sono sicuro. Ed è rimasto convinto che in realtà fosse un porno da quando l'ho comprato il primo numero a quando ho smesso con l'ultimo. Lì poi sono passato a leggerlo, eccetera. Nel 2001 ho fatto il militare e c'era questo ragazzo che un bel giorno si parla di fumetti. Questo ragazzo mi disse che lui era un patito di Demon Hunter, tanto che voleva farselo tatuare. Chissà se poi ci è riuscito, non lo so, perché poi non ci siamo più sentiti. Se per caso mi senti, mi leggi, chissà, saluti, eh. E questa cosa mi piacque perché è un personaggio che conoscevo che finiva sulla pelle di un'altra persona. Cioè, insomma, mi piace questa cosa. Questi sono due ricordi che ho piacevoli di Demon Hunter. Perché io vi consiglio di recuperarlo? Perché comunque ha una freschezza, pur nella sua ingenuità, che molti prodotti dell'epoca e molti prodotti anche attuali non hanno. Ci sono prodotti che nascono già vecchi e ci sono prodotti che possono invecchiare male, possono invecchiare anche in maniera un po' ridicola, però
Però restano godibili, altri che sono invecchiati male, punto e basta. Questo è un prodotto che secondo me non è invecchiato benissimo, ma è ancora assolutamente gradevole per passare una mezz'ora di lettura tranquilli. Sicuramente vi metterete un po' a ridere, abituati magari alle serie TV attuali, vi metterete un po' a ridere. Però secondo me c'è sotto un qualcosa che ti fa affezionare al personaggio, c'è sotto del materiale interessante. Ecco, Demon Hunter ha sotto di sé quel qualcosa di importante. Cos'altro posso dirvi? Posso dirvi che Gino Udina è stato gentilissimo nei miei confronti e mi ha risposto a una sfilza di domande dedicate al personaggio di Demon Hunter. Queste sono la stampa delle pagine. E queste domande le vedrete adesso in coda al video, in coda a questa recensione, insieme alle copertine di tutti e 37 i volumi Demon Hunter, perché secondo me meritano. Quindi, vi consiglio Demon Hunter? Sì. Lo riuscirete a recuperare? Non lo so. Perché una volta mi dissero, non mi ricordo chi me lo disse, forse il mio fumettaro nella fumetteria, che molti volumi, molti fumetti che valgono zero, che sono resi, buttati lì, vengono presi e magari mandati nelle carceri, giusto per lasciare detenuti qualcosa da leggere nelle bibliotechine delle carceri, così. Quindi mi dicevano che anche Demon Hunter ha fatto quella fine. Non so quanto sia vero, non so quanto non lo sia, io lo prendo per buono, all'epoca ero. E quando l'ho chiesto, cioè, è passata una vita. Non so neanche se. Cioè, non so se sia vero, ecco. Però, se nel caso fosse vero, beh, o fatevi arrestare per leggerlo, oppure vedete se è riuscito a procurarvelo. Sarebbe carino magari metterli online, fare un piccolo sito e metterli online, oppure fare un omnibus a tiratura limitata, non lo so, qualcosa del genere. Comunque, il mio consiglio è di provarci, perché il cacciatore di demoni, pur non brillando di luce eccelsa, ha comunque la sua dignità di esserci. E ricordo che nel marasma di produzioni clone di Dylan Dog dell'epoca, lui si erge sopra, una spanna direi, non a livello del buon Lucky Lazarus Led, ma qualche gradino sotto, però sopra la mediocrità e le copiature squallide che c'erano all'epoca. Perciò, ragazzi miei, Demon Hunter, e se riuscite a trovarlo, tanto meglio. Ciao ragazzi, a proposito, grazie mille a Ginudina per la gentilezza e la disponibilità nel rispondere alle mie domande. Ciao a tutti.
Grazie.